Ci siamo dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, Brescia Spal. Una sfida per la salvezza. Tutte e due le squadre ci credono ancora, perché il Lecce è raggiungibile e anche altre squadre potrebbero essere poi invischiate nella lotta per non retrocedere. Quindi il Brescia si schiera con un 3-4-1-2, diciamo così, o un 5-3-2, con Romulo scelto al posto di Sabelli sulla fascia destra, centrocampo Bisoli, Tonali, Spalek dietro le due punte, Palotelli e Torregrossa. A te Spal. La Spal con un 5-3-2 in difesa: Sala, Tomovic, Vicari, Bonifazi e Fares, centrocampo Castro, Palotti e Murgia, e in attacco Petagna e Cerri. Allora sentiamo i due allenatori delle due squadre che credono ancora nella salvezza, partendo da chi gioca in casa, ossia l'allenatore del Brescia, Fausto Rossi. Fausto, ci credi ai tre punti oggi? Ci crediamo, dopo aver vinto il derby con l'Atalanta sarà una partita fondamentale, dentro o fuori, nel nostro crocevia. Ci siamo preparati bene e cerchiamo di portare la vittoria a casa per avvicinarci sempre di più alla spalla. Matteo, vedo che hai schierato di nuovo le due punte pesanti, Petagna e Cerri. Questo perché vuoi subito far capire che alla SPAL non basta il pareggio, ma vuole anche lì i tre punti? Assolutamente, abbiamo bisogno di staccarli e nello stesso tempo c'è anche bisogno di copertura difensiva, quindi la difesa a tre con i due esterni un po' più bassi, in modo tale che gestiamo i due attaccanti del Brescia, che sono comunque due giocatori fortissimi. Tra l'altro Balotelli nel gioco è pazzesco, quindi bisogna stare attenti e cercare di sfruttare ogni errore difensivo loro. Balotelli che si è sbloccato nella scorsa partita con il rigore decisivo contro l'Atalanta, vedremo come si comporterà oggi. Andiamo pure con il via, con il gioca. Matteo, quando ci sei? Possiamo iniziare l'incontro. E batte il Brescia con Spalek in possesso di palla. Gastaldello apre sulla sinistra per Martella. Buona la sua prestazione, ha recuperato di tacco Martella al 13° secondo. Incredibile il Brescia. Impazzito Martella. Super fiducia. Si è strappato contro l'Atalanta per colpo di tacco. Non vediamo azioni, siamo al quinto minuto, ci è bastato il colpo di tacco di Martella per ora e andiamo al settimo minuto di gioco, il tempo passa, palla per la spalla. Bonifazi per Murgia. Bravo, no, Spalek, Murgia, ottimo recupero di palla, si sgancia Torregrossa col suo sinistro, vediamo il missile. Non era un missile Fausto, ha scaldato i guanti. Era un passaggio indietro al portiere. Ci stiamo scaldando. Attenzione, Torregrossa. Ancora lui. Colgo la palla a Balotelli. Brescia arrembante in questi primi minuti. Rivediamo questa azione. Martella, io l'ho detto. Martella è l'Alessandro di questo Brescia. Vediamo Torregrossa che va via Sala. Quasi rigore. Allora Matteo, non mi sembra che l'approccio mentale della spalla in questi primi minuti sia dei migliori. Calma Alberto, è lunga. Guarda qui. Andiamo a fare adesso. Dentro per Castro, ancora lì Petagna. Sala. Attacca Tramini. Bella l'azione in scivolata di Martella. Che partita sta facendo Martella? Martella dei colpi di tacco, le scivolate. Due tiri a due, ammonito Tomovic. Una partita comunque bella e interessante, con grandi capovolgimenti di gioco. Martella ha rimediato una contusione. Non ci credo. Si è rotto di nuovo. Ha già fatto male. Contusione al ginocchio, ma c'ha 73%, può continuare. Lo teniamo, il nostro amuleto. Amuleto Martella, mentre Joronen in possesso di palla riavvia per Tonali. Gastaldello, bravo, no, Petagna, no, così ho sbagliato Petagna. La sagra degli errori, prima Gastaldello e poi Petagna. Corner di Murgia, palla in mezzo e rimettila bene Murgia, entra in aria. Guardate Martella, è Martella. Fair play di Martella. Ancora corner per la SPAL. Murgia palla dentro per Petagna. Ancora lì Vicari per Tomovic. Ancora Murgia. Mettila. Vicari.
Matteo, grande! Grosso! Era Spalek in questo caso. Intanto rivediamo la l'azione di Castaldello. Sì, di Castaldello. Tonali la cede a Castaldello. Petagna ha un bel pressing. Un po' lento qua. Petagna recupera il pallone. Qua deve fare gol. Tira di destra. Ha fatto una bella parata, però. Tu come l'avresti tirata, Matteo? Fuori. Punizione di Tonali. No, no. Attenzione. No. Era una troppo vicino. Era una grandissima occasione, ha preso la barriera. Poi, si è se c'era il dischetto della punizione, era in aria. Forse c'erano dei dubbi. Non abbiamo visto il foul. Tanto siamo al 32esimo di gioco, 5 tiri a 3 per il Brescia, 34esimo, rimessa di Romulo, non si è visto molto, molto meglio Martella sulla sinistra. Tonali, Chancellor. Gastaldello stavolta pennella per Balotelli che va a recuperare questo pallone. Poi No! Torre Grossa! Grandissima azione del Brescia con un assist di Balotelli. Cosa? Grandissima azione di Berisha. Ma dove va Berisha? Simo, ma digli qualcosa. Sì. Rivediamo, Gastaldello, nasce da lui l'azione. Balotelli. No. Sembra che sia tutto finito e poi di puntone di esterno destro. Bravo Berisha. Ed è facilissimo per Torre Grossa metterla dentro, un gioco da ragazzi. Quanti errori però. Allora, questa azione l'avevi provata Fausto? Sì, sì, avevamo chiamato Berisha qualche giorno fa per chiedergli se facesse un appoggio del genere. Ci sta, devo farla anch'io con gli altri portieri. Va bene così. Va bene così, dopo l'errore di Gastaldello ci ha perdonato Petagna, Torre Grossa non ha perdonato. Assolutamente, Gastaldello ha aperto, ha fatto questa apertura incredibile. Intanto finisce il primo tempo, 7 tiri a 4 per il Brescia e 55% di possesso palla. Andiamo a vedere le pagelle e poi chiederemo se ci sono dei cambi. Vai pure Simone con la spalla. Malissimo Berisha, 6,3. Ha fatto un errore veramente incredibile. Non si è visto invece Bertone Cerri, 6,4, non ha toccato un pallone. Anche Petagna 6,6, pure lui può fare meglio dopo quell'errore. Male anche, no, bene il centrocampo, un po' male la difesa, Vicari e Tomic 6,4. Nel Brescia, a parte un Bruno Martella da 6,6 che nonostante l'infortunio sta giocando alla grande. Bene tutta la difesa, 6,7 Joronen che ha fatto una gran parata su Petagna, 6,7 Chancellor, Gastaldello e 6,8 Cistana. Davanti Balotelli 6,7 per l'assist, 7,5 Torre Grossa per averci creduto sul gol, Maluccio, Spalek 6,5, non bene nemmeno Bisoli 6,4 come Romulo che sta faticando un po'. Comunque il Brescia è avanti. Chiedo a Fausto se ci sono delle modifiche alla tattica oppure no. No, no, la portiamo avanti così per ora. Ok, Matteo, anche tu tutto uguale? No, ho spostato leggermente più avanti Castro, più vicino alle punte che le ho viste tanto isolate. Vediamo, iniziamo quindi il secondo tempo, vediamo qualche azione in più in questo secondo tempo. Palla alla spalla. Tomovic per Sala. Su di lui Martella. Cistana, bravissimo. Tonali, 7 tiri 4 Brescia, 47esimo minuto in questo momento e un cross di Tonali su punizione, palla messa in mezzo, Chancellor stavolta alta. Rivediamo ancora Berisha, non propriamente sicuro, esco o non esco, poi si butta. No, l'ha valutata fuori. Sì, nell'area piccola però quella poteva essere una palla tutta sua, ma va bene così per la spalla. Si riprende il gioco e siamo al 50esimo. Fausto, dimmi pure quando hai bisogno. Tonali mette in mezzo questo pallone, no! Ancora Torre Grossa e stavolta Berisha si riscatta. Si è salvato alla fine, ma ha fatto una gran parata. Gran parata, senti l'allenatore. Cosa dice Torre Grossa? Ancora pericolosissimo. Fausto, hai trovato la punta che ti serviva? Erano i gol che ci mancavano. Ci sta dando una grande mano nelle ultime giornate. Da quando l'ho messo dentro, ha risposto presente. 10 tiri a 4. Occhio alla spalla ora. Palla in mezzo, Vicari. Iorone è sicuro, un portiere che sta dando molta sicurezza al Brescia, soprattutto nelle ultime prestazioni. Rimessa di Fares. Rimessa.
ancora Paredes, il cross in mezzo Petagna, angolo, corner per le spalle, corre a battere questo corner Murgia. Murgia palla dentro, bravo Castaldello, sicura la difesa 3 del Brescia, e Torregrossa dà la palla a Balotelli che fa venire su di sé tutti gli avversari, e poi la fallaccio su Balotelli, fallaccio di Murgia, c'è il giallo, questo Murgia ti ha detto negli spogliatoi che Balotelli l'aveva provocato, è questo il motivo del fallo? Sì, mi ha detto che prima gli aveva fatto uno sgambetto, una roba del genere. E intanto Martella continua a recuperare palloni importanti. Tomovic. Tomovic, cosa ti passi a Berisha? Bonifazi. Bonifazi per Fares. Attacca Fares. Dai Fares, mettile in mezzo. Il cross, Sala. Brutto. Questo colpo di Albi. Dimmi. Facciamo un cambio. Diamo il cambio al 63esimo minuto di gioco. C'è un cambio nelle file del Brescia. Dimmi tutto. Io toglierei Spalek, metterei Sabelli. Attenzione. Con Romulo. Con Romulo un po' più avanti. A destra? Qua? Esatto. Ok, come ala invertita o ala? Romulo? Sì. Ala. Ala di supporto. Perfetto. Sì. Anche io cambio, doppio cambio, di Francesco e D'Alessandro per Valotti e Tomovic. Si rivede D'Alessandro che è un giocatore che non hai utilizzato molto, Matteo. No, esatto, ho trovato difficoltà nell'inserirlo, però secondo me può darmi qualcosa in più in fase offensiva. Vediamo, intanto c'è una rimessa per il Brescia con Tonali che serve Sabelli, lancio lungo, Torregrossa fa la sponda e Balotelli in fuorigioco. Ma l'arbitro lascia correre. Petagna! Il pareggio della spalla! Andrea Petagna! Si riscatta dopo l'errore. C'era una bandierina alzata. Hai capito, magari era un vantaggio di prima. Guardate l'assistente alza la bandiera. Ma l'ha preso Bonifazi, non l'ha preso Balotelli. Calcio scommesse questo. Qua io però non capisco. No. Quando si ferma, prendiamo una palla sopra. Qua il Brescia si è un po' disunito, deconcentrato, ha visto la bandiera alzata, ha pensato che fosse tutto buono. Vabbè. Adesso arriva un cambio di spalla. Si riparte intanto. Me li ha annullati, non so come mai. Ti ha annullato i cambi? Capita, ogni tanto. Bene sempre controllare. Romulo recupera subito il pallone, Balotelli, Sala, Romulo. Cosa fai? Indietro per Tonali, Brescia deve riprovarci. Il pareggio forse non serve a nessuno. 68esimo, rimessa per la SPAL che viene sempre fuori nei minuti finali. Occhio, Petagna. Sala, palla in mezzo. E calcio che ce l'hai. Fares entra in area, palla in mezzo. Attenzione ancora di Castro, primo tempo. È stato bravo Cistana. Fausto, siamo al 70esimo, ti chiedo se vuoi fare dei cambi, a monitora Martella. Vedo un 6,2 di Romulo che sta faticando. Sì, lo cambierei Romulo, dobbiamo vincere. Metterei Donnarumma davanti e giocherei col tridente. Chi centrale? Mettiamo Balotelli centrale, fulcro del gioco, gli altri due. E Donnarumma uomo d'area? Sì, va bene. Sabelli, che ruolo è esattamente? Adesso te lo dico. Allora, fulcro del gioco, intanto Balotelli, scusa. Allora, Sabelli è un terzino fluidificante automatico. Ha tutti i ruoli, oppure può fare l'esterno completo e invertito, tutti i ruoli sono tutti uguali per lui. Va bene. Siamo al 70esimo, Matteo, tu hai cambiato qualcosa? No, ancora no, ho fatto due cambi per dare uno scossone. Aspetto ancora 5-10 minuti. Occasione della SPAL, ma para bene Joronen che riavvia il gioco di mano. Bravo, male. Fares. Bravissimo Tonali. Dovrebbe esserci lui. Ora il Brescia fatica a uscire dall'area. Fares di Francesco. Di
di Francesco, Murgia, 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 che gol ha fatto, che gol ha fatto Murgia, ed è 2-1, la spalla ribalta, pazzesco di Murgia, la catramina di Murgia, proprio la Thomas Partey, ho la Thomas Partey qua. Tacco di Murgia che la dà a Fares, poi la palla arriva di Francesco, il Brescia un po' disattento, guardate Murgia al volo, da fermo, una catramina anticipa tutti, aveva lo spazio, però è andato a fare un gol pazzesco Murgia. Complimenti a Murgia, tacco di Donnarumma per battere, direi non è entrato benissimo Fausto. No, non mi aspettavo questa sofferenza nel secondo tempo, sinceramente. Volevo alzare un po' il baricentro per cercare di arrivare alla vittoria. Stiamo faticando parecchio e creando ben poco. Tanto questo lancio si è concluso. Ho fatto un cambio io. È entrato Dabò. Ho messo Brian Dabò per cercare di fare un po' di legna in mezzo al campo, al posto di Cherry, che ha fatto un buon lavoro davanti, ma ho bisogno di gestire bene la fase difensiva. Brescia ancora un cambio di disposizione, se non mi sbaglio siamo al 75esimo. Sala, corner per la spalla. Si è visto veramente poco il Brescia nel secondo tempo, dopo un ottimo primo tempo, 10 tiri a 7, comunque il Brescia ha più tiri, ma la spalla ha deciso di attaccare quando ha premuto sull'acceleratore, a 11 tiri a 10. Siamo al quasi all'80esimo. Fausto, ci siamo. Albi, cambiamo, sì, cambiamo. Togliamo Gastaldello, sì. Mettiamo la difesa a 4. E chi entra al posto di Gastaldello? E facciamo entrare Bjarnason, Zmral, De Sena o Mateju? Io farei entrare De Sena e metterei il centrocampo a 3, 4-3-3. Ok, allora De Sena, sì, buonanotte. Allora, Tonali, regista arretrato di supporto, a questo punto De Sena va a fare il centrocampista di quantità sulla destra, Bisola a sinistra, Martella e Sabelli scendono, giusto? Pur sì, facendo esatto, i fluidificanti, sì. Però scendono di una tacca. Corretto così? Più verdi sono, meglio è Albi. Però nell'altro, vabbè, terzino d'attacco potrebbero giocare. Sì, va bene. Terzino d'attacco, perfetto. Andiamo a vedere questi ultimi 10 minuti fra Brescia e Spal, se il Brescia potrà o meno recuperare. 83esimo di gioco, rimessa per la Spal, Fares la passa a Petagna, di nuovo per Fares, poi Dabò la prende per Petagna, col tacco per Fares, Dabò la passa dietro a Murgia, apre in fascia da Fares, fuori gioco, c'è una chance al video per... offensiva mai visto. Ok, offensiva subito, vai. E ultimi 5 minuti molto offensiva, se non riusciamo a siamo già all'84esimo, quindi vai molto offensiva, allora vai molto. Rischiamo. Offensiva, vediamo questo Brescia che secondo me non merita la sconfitta, però le azioni sono tutte alla Spal. Castro palle mezzo, riparte Balotelli. No. Balotelli con suo grande passo da Pantera, la tocca indietro per Sabelli che mette in mezzo un pallone. Ci vuole l'invenzione di Martella, che arriva Balotelli, cosa ha sbagliato? Calma, che hanno seguito la linea. Però che palla ha messo Martella. Palle mezzo, Bonifazi d'Alessandro, poi. Ma che gol ti sei mangiato. Fioccano le occasioni. E ancora il Brescia con Sabelli, perde palla. Via Petagna, recupera il pallone. Petagna. Sale tutta la spalla. Era lanciato. Fuori, è uscito. No, deve uscire tutta. Fares. E la palla. Francesco, mettila di Francesco. Fuori gioco. Alla fine 5 di recupero, una buona notizia. Vabbè, ancora punizione di Murgia per Vicari e Torre Grossa. Siamo 4-2. Vai Torre Grossa. Vede sulla fascia Donnarumma. No. Servito Donnarumma. Aspetta l'inserimento. Donnarumma va lui. Vai Donny. No! Beriscia! No. E adesso si salva Beriscia. Donnarumma. Beh, io non capisco perché la spalla è così offensiva adesso. Guarda, se guardi bene, io sono molto difensiva, comunque.
Non lo so, secondo me è il contrario, devo mettere molto offensivo quello. Qui Donnarumma, intervento che... disperato in forza. Che ripartenza che hanno fatto. Cosa sbagliato, l'ennesimo erroraccio di Donnarumma. Ecco. Guarda, la disperazione, ragazzi. Io metterei un attaccante da primavera piuttosto la prossima volta, perché i danni che ha portato questa squadra... Provi a dare un segnale, tu dici. Sì, sì. I danni che ha portato Donnarumma sono incredibili. Ha sbagliato contro il Milan, il rigore col Toro. Rigore. Mamma mia. 93-23, 5 di recupero, quindi 1.5 alla fine. 11 tiri a 12, uno in più per la Spal, ma soprattutto 2-1 Spal. Vediamo se c'è l'ultimo cambio probabilmente di Matteo per arretrare la squadra. Io ho finito i cambi. Finiti i cambi, vediamo cosa hai dato. Questo è un replay. Dai un po' un continuo perché siamo a 93-23 e non va, va. Ecco, ok. Corner per il Brescia, Tonali, Torregrossa. Riscattato completamente. Sì, sì, sì. Complimenti perché non era facile reagire dopo quell'errore. Ora serve Fares. Attacca Fares. Fares a centro, apertura in faccia verso allora. D'Alessandro. D'Alessandro, ma perché tiri? Cosa palo però, eh? Attenzione a Sabelli. Di Francesco. Bravo Di Francesco. Francesco ha rischiato. Finita. La finita, fischia. 10 secondi alla fine. Manca un secondo, vediamo se l'arbitro lascerà battere, vai. Bravo Di Francesco. Bravo, bravo Tonali, grande che fa il fallo. Pallaccio di Tonali. Ormai credo che fischia. L'arbitro stia per fischiare. Ossigeno per la Spal. Fares, attenzione. Fares, Bonifazi. E finisce qua. Finisce qua con la vittoria della Spal. In fondo il pareggio non sarebbe servito a nessuno. Una delle due può esultare. Esulta sicuramente la Spal. Per il Brescia non è finita, però sicuramente un brutto KO dopo la vittoria con l'Atalanta. Andiamo a vedere le pagelle, poi sentiremo i nostri allenatori. Vai pure Simone con le pagelle della Spal. Parto da Berisha che si è assolutamente riscattato nel secondo tempo, 6,7, poi il migliore in campo Murgia con la sua bellissima catramina, 8,3 anche per Andrea Petagna, non è lui il meno del match. Poi bene anche Lucas Castro con 7,4 per il suo assist. Mentre per quanto riguarda il Brescia, bravissimo Ernesto Torregrossa, sempre presente, oltre al gol ha dato fastidio alla difesa della Spal. Benissimo, come sempre, Sandro Tonali 7,2, secondo me bene anche Balotelli 6,7, presente come fulcro del gioco, sicuramente meglio rispetto a un centravanti statico. Male, malissimo secondo me Donnarumma, anche se c'è 6,6, perché da lui ci si aspettano i gol e ci si aspetta che segni e invece lui continua a sbagliare. Per il resto la difesa tutti bene, l'unica insufficienza grossa è quella di Spalle, che forse è quella di Romulo, che sono usciti. Il Brescia ha fatto molto bene il primo tempo, poi è calato alla distanza. Andiamo a sentire Fausto, ti vedo molto abbacchiato. Ci hai sperato fino alla fine con quel colpo di testa di Torregrossa, quel tiro di Donnarumma. Sì, si era messa sui binari giusti, era una partita da vincere, lo sapevamo. Purtroppo sono deluso da questi cambi, mi aspettavo molto di più, mi aspettavo che la partita potesse cambiare con i cambi. E invece il secondo tempo abbiamo creato poco, abbiamo fatto troppa difficoltà. Fausto, ti chiedo come ti ho chiesto in diretta, se visto l'ennesima brutta prova di Donnarumma ci sarà spazio da qua in avanti a qualche risorsa della primavera, magari qualche risorsa offensiva. Guarda, mi aspettavo molto di più come ho detto prima, quindi ci sta tutto. In queste ultime partite avremo ancora 2 o 3 scontri diretti da giocare, non è ancora conclusa. Però ovviamente essere a 7-8 punti, 9 punti dalla salvezza è dura, quindi ci crediamo fino in fondo, però oggi è stata una bella mattata, dai. Un in bocca al lupo comunque a Fausto, mentre andiamo da Matteo che abbiamo visto esultare, e come al solito la Spal viene sempre fuori nel secondo tempo, una tattica un po' attendista nel primo, ma poi alla fine il cambio è giusto. Sì. Matteo, l'avevi preparata così? Ti aspettavi un Brescia così arrembante all'inizio? No, guarda, a dire la verità è proprio un modo nostro che abbiamo di giocare, anche con le altre squadre cerchiamo di
di approfittare, tra virgolette, delle distrazioni e degli errori. È chiaro che con delle squadre ci riesci, con altre squadre fai un po' più fatica. Non ti nego che secondo me, per come ha giocato poi Brescia, guardando anche statisticamente, non ha fatto per niente male, anzi. L'unica cosa è che, appunto, approfittando del fatto che il primo tempo magari riesce a gestire un po' più la fatica, ne vieni fuori nel secondo diversamente. Poi con due forze fresche come Di Francesco e D'Alessandro, che sono due che nell'uno contro uno fanno la differenza, forse sono riuscito ad aiutare un po' di più Petagna e Cerri. D'Alessandro ti ha convinto? Io l'ho visto un po' farfallone. Allora, ha fatto una bella azione nel finale prendendo quel palo, che poteva anche tenere palla, cercare di perdere tempo, però ha provato a darmi un segnale, sono contento. Io sono contento più che altro. Simo, mi dici il numero 11 chi è? Della SPAL? Alessandro Murgia. Eccolo lì, attenzione, ero qua. Non vedevo l'ora. Me la metto qua così, guarda. Assolutamente. Direi quasi poi girata dall'altra parte, visto che è il man of the match. Alessandro Murgia, 8,3. Bisogna fargli complimenti, ha fatto un golasso. Un gol assolutamente strepitoso, uno dei gol più belli che abbia visto in questo scudetto. Lo metto insieme a quello di Millico, che è per fattura completamente diverso. Che li ho sempre presi io, comunque. Sia quello di Millico che quello di Murgia. Sono io quello che porta i gol belli nella sua porta, però. C'è pur sempre un'unicità. È incredibile. Metto che comunque la Roma l'ho vista bruttissima alla fine. No, gli altri fanno i super gol e i miei sbagliano i gol facili, i rigori. Retrocedo. Vabbè, dai. Vabbè, comunque fino adesso, Fausto, hai un andamento che è migliore di quello della SPAL, del Brescia Reale. No, sicuramente stiamo giocando bene, stiamo proponendo gioco. Col Torino due gol annullati, il rigore sbagliato. Con l'Inter abbiamo fatto un secondo tempo all'attacco, un gol annullato. Stiamo facendo bene, dai. Col Verona il primo tempo abbiamo sofferto, il secondo siamo andati all'arrembaggio vicini al gol tante volte. È una squadra che ci ha creduto fino ad ora. Dispiace per i risultati e per i gol sbagliati, perché non prendendo qualche gol di troppo su palla inattiva e facendo tutte le occasioni che avevamo, potevamo essere in una posizione diversa adesso. Dai, nulla è perduto, speriamo ancora in una grande striscia di risultati positivi e chissà che alla fine arrivi la salvezza per entrambi. Dallo stadio Rigamonti di Brescia è tutto, Brescia 1, SPAL 2, 3 punti importantissimi per la SPAL. Ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.